Tanto, tanto, tanto tempo fa, la gente barattava, scambiava ciò che aveva per ciò che voleva avere. Ti darò i miei lamponi per una delle tue torte, Italo. No, non voglio i tuoi lamponi. Dai, Italo, sono dolci. No, non sono dolci, sono vecchi. E poi non mi piacciono i lamponi. Dammi quella torta, Italo. No! Come puoi vedere, questo sistema di scambio creava dei problemi, finché un giorno arrivò un orafo e disse... Oggi tutti pensano che l'oro abbia valore, quindi perché non usarlo tutti per scambiarlo con ciò che ci serve? Fu stabilito un prezzo per l'oro, così il commercio divenne facile, perché tutti potevano scambiare l'oro per ciò di cui avevano bisogno. Hartman, wow, guarda quanto oro! Ehi, ehi, fermatelo, quello è il mio oro! Dannati ladri! Ehi là, Italo, ho un cavo segreto e delle guardie, posso mettere al sicuro il tuo oro per una piccola percentuale. Oh, sarebbe fantastico! Vedi, Italo, è così che la prima banca iniziò a fare soldi. Ecco qui, Italo, un pagherò di 100 monete d'oro. Ok, grande! Torna quando vuoi per riscuotere il tuo oro, sarà proprio qui, nel mio cavo. Ora hai in mano la primissima banconota, Italo. Wow, è meraviglioso, è utilissimo! Oh sì, era un'ottima idea. E così tutti iniziarono a usare i pagherò, perché sapevano che i pagherò valevano proprio quanto l'oro. Wow, questo dolce è economicissimo, un pagherò. Ne prenderò di più per dopo. Ehi, aspetta un attimo, era solo un pagherò, 10 pagherò per la cioccolata. Non può alzare i prezzi in questo modo. Oh, l'uomo dei dolci può. Aspetta, ma tutto ciò è sbagliato. Si chiama inflazione, Italo. Fa sì che i tuoi pagherò valgano sempre meno, finché non valgono più nulla. E in un batter d'occhio si stava meglio quando si stava peggio. Ma ho lavorato sodo e ho fatto tutte quelle torte. Adesso devo lavorare di più per avere di meno. Non è giusto. Oh, se pensi che questo sia ingiusto, dai un po' un'occhiata qui. Che sta facendo? Come fanno le banche a far soldi, Italo? Facendo più prestiti. Esatto, bravo. Vedi, lui ora stampa altri pagherò, senza avere però l'oro. Li presta con i soliti interessi con cui si arricchisce e nessuno se ne accorge. A meno che tutti non rivogliano l'oro nello stesso momento. No, 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 quello è il mio oro. Non più. Di che cosa stai parlando? Buondì, vorrei riscattare i miei pagherò. Grazie mille. Rivoglio subito il mio oro! È la corsa agli sportelli e sta unendo le persone. Vedi, hanno tutti scoperto che stava rubando, così sono corsi alla banca per prendere il loro oro, ma come puoi vedere, non c'è oro da prendere. Hartman! Non preoccuparti, Italo. A quei tempi la vendetta era personale. 3 cose non devi fare a questo mondo. Mai giocare con la donna di un altro uomo. Mai giocare con l'ego di un altro uomo. E più importante ancora, non giocare mai con i soldi di un altro uomo. Altrimenti l'altro uomo giocherà con te. Mio Dio, l'avete impiccato? Sì, Italo. Oh, l'abbiamo impiccato davanti a tutti. E lo sai perché? Perché era un ladro? Perché in questo modo, Italo, nacque un'invenzione malvagia. L'uomo scoprì come trasformare la carta straccia in oro. Così fu inventata la macchina definitiva per rubare il denaro e schiavizzare tutte le nazioni della Terra. Si può fare! È la battaglia di Waterloo! Tieniti forte, la dobbiamo attraversare! Ecco la macchina del denaro! Ehi, ma sono le stesse persone! I ricchi banchieri tedeschi lavorano sotto la bandiera dello scudo rosso, finanziando entrambe le fazioni in guerra. Dobbiamo sbrigarci! Eccolo, il corriere dello scudo rosso, sparagli! No, io non sparo proprio a nessuno! Dannazione, Italo! Cosa? Lui per primo tornò a Londra portando notizie sulla guerra e raccontò all'Inghilterra che Napoleone aveva vinto. I banchieri dello scudo rosso di Londra finsero che l'Inghilterra fosse condannata e iniziarono a vendere i titoli inglesi. Allora gli inglesi iniziarono a svendere tutto e si liberarono del denaro inglese ormai privo di valore. Ma gli inglesi hanno vinto, no? Certo che avevano vinto, ma era un trucco degli scudo rosso. Aspettarono fino a che il mercato tracollò e poi si ricomprarono l'Inghilterra per pochi spicci. Cosa? Hanno fatto questo? Ma come? Quando se ne accorsero, i leader inglesi non ebbero altra scelta, se non quella di consegnarsi allo scudo rosso.
Il loro denaro era andato e divennero schiavi del debito di guerra degli Scudo Rosso. Da allora in poi gli inglesi hanno pagato le loro tasse direttamente alle banche private dello Scudo Rosso e le persone non ne hanno la benché minima idea. Ma i banchieri si vantavano di quello che ci avevano fatto e ridevano di noi. È il migliore affare che abbia mai fatto. Se posso controllare il denaro di una nazione, beh, me ne infischio delle sue leggi. Wow! È questo che Jefferson voleva mostrarmi? No, Italo, guarda. Gli Scudo Rosso sono in America? Già, e il passo verso l'Europa è breve, Italo. Stanno cercando un modo di conquistare il nostro sogno. Il tuo sogno, Italo. Il sogno degli uomini liberi. Hanno provato mille volte ad insediarsi e hanno fallito, perché persone come Jefferson giurarono di fermare i malvagi tiranni a tutti i costi. Con l'autorità conferitagli da Dio non lasciò che i banchieri l'avessero vinta. Per conservare la nostra indipendenza non possiamo permettere ai nostri legislatori di caricarci con un debito eterno. Dobbiamo operare la nostra scelta tra parsimonia e libertà o abbondanza e schiavitù. Wow! Io colloco un'economia giusta tra le prime e più importanti virtù repubblicane e il debito pubblico è il più grande dei pericoli da temere. È doveroso che ogni generazione paghi solo il debito che ha creato. Ma dobbiamo avere una banca centrale per proteggere le finanze del paese? Se i cittadini lasceranno mai che siano le banche private a controllare l'emissione del proprio denaro, prima attraverso l'inflazione, poi attraverso la deflazione, le banche e le corporazioni che li circonderanno spoglieranno le persone delle loro proprietà, finché i loro figli si sveglieranno senza casa, nello stesso continente che i loro padri hanno conquistato. Jefferson, sei matto! Questo paese avrà una banca centrale! Chi è quello? Il primo segretario del Tesoro americano. Alexander Hamilton? Non ancora a lungo. Aaron Burr, il vicepresidente di Thomas Jefferson, non trattò molto bene il nostro primo segretario. Bel colpo, Burr. Il primo tentativo di istituire una banca centrale durò solo 20 anni, poi fu chiusa. Ma i banchieri ci provarono di nuovo poco dopo, contro Andrew Jackson. Siete solo un ammasso di vipere e ladri. Occorre estirparvi dalla terra. E in nome di Dio, io ci riuscirò. Sopravvissuto ad un attentato, Jackson infine sconfisse i banchieri nel 1836. Quando gli chiesero quale fosse stato il maggior successo nella sua vita, lui rispose: ho ucciso la banca. E quelle furono le sue ultime parole. Ho ucciso la banca. E con denaro reale, corrispondente ad oro reale, l'America conobbe il più grande periodo di boom della storia delle nazioni. Oh, sarebbe bello vivere sempre così. Ma i banchieri, avidi di maggior potere e ricchezza, ordirono ai loro piani più ambiziosi per prendere una volta per tutte il controllo delle finanze delle nazioni. Nel 1910 ci fu una riunione segreta in una proprietà di J.P. Morgan su Jekyll Island, sulle coste della Georgia. Questo incontro fu talmente segreto e celato alla conoscenza pubblica e del governo che i 10 partecipanti usarono nomi in codice. Io sono chiaramente l'uomo più ricco, quindi sarò io a governare la banca centrale segretissima. Io possiedo tutto il petrolio dell'America, sono chiaramente più ricco di te, Ula Girl. Sarò io a governare la banca centrale segretissima. Non sei nulla in confronto a me, Love Job. Governerò io la banca centrale. Silenzio! Master Leader Supremo, non sapevo sarebbe stato qui tra noi. Infatti non ci sono, e neanche tu, idiota. Oh sì, giusto, è così intelligente. Nessuno di voi governerà la banca. Abbiamo fallito in passato a causa della trasparenza. Questa volta la chiave del successo sarà la segretezza. La gente dovrà credere che la banca sia governata da loro. Sì, geniale, un attacco furtivo. E qual è il piano? Prima creeremo il panico, poi proporremo la nostra soluzione. Con un nostro uomo al comando e delle tempistiche pianificate avremo la nostra banca centrale. E la gente penserà che sia la loro. La battezzeremo federale, la Federal Reserve. Colpirono il 23 dicembre 1913, quando la maggior parte dei deputati era a casa per le feste.
Questi bastardi, voglio dire banchieri, presentarono la loro legge traditrice al loro complice, il presidente americano neoeletto Woodrow Wilson, che aveva fortuitamente già concordato di firmarla prima ancora di essere eletto. Aspetta, ma è come Equitalia! Pensavo esistesse da sempre! No, Italo. Ci hanno imposto anche questo. E così le banche acquisirono il potere esclusivo di stampare il denaro. La Fed in America e la BCE in Europa prestano soltanto il denaro al nostro governo, con interessi immediati, caricando di un debito intrinseco tutto il denaro in circolazione, e creandone sempre di più, risulta che ogni euro stampato vale sempre meno del precedente. Buon Natale. Cosa diavolo è quello? Questo, Italo, è come il nostro governo è costretto a ripagare questi debiti alla Fed e alla BCE. Le tue tasse non vanno allo Stato italiano. Ah, no? No, è il più grande furto nella storia dell'umanità. Ma... ok, forse ho capito dove vuoi arrivare. Ma sono così confuso e non vedo proprio come ciò possa danneggiarmi. Se avessi avuto più soldi, tutto ciò non sarebbe successo. Hartman? Il 1955, che facciamo qui? Oh, un po' di shopping. Ecco, dai, prendi. Una tannica di carburante? 23 centesimi. Un francobollo? 3 centesimi. Un lingotto d'oro? 35 dollari. Ragazza mozzafiato? Non ha prezzo. Dai, torniamo. Ehi, Hartman, ho bisogno della mia macchina! Quello non era Michael J. Sì, se la caverà. Ora, Italo, vedi? Hai con te le stesse cose comprate nel 1955. Sì! Un francobollo, una tannica di benzina, un lingotto d'oro e una casa. Wow! Abbiamo appena fatto un sacco di soldi! Ehi! Devi pagare le tasse, no? È bello aver fatto tutti quei soldi, eh? Aspetta, non è giusto! Non solo ho meno soldi, ma non posso nemmeno ricomprarmi ciò che ho appena venduto. Equitalia e l'inflazione della BCE lavorano assieme, Italo. Non tassano solo il guadagno, tassano anche la loro inflazione. Tu non sei più ricco di quanto lo eri nel 55. Ora, questo ti sembra giusto? O democratico? Certo, ma voglio dire, chi non odia le tasse? Odiamo comunque Equitalia. Italo, più alta rendono l'inflazione e più denaro prendono da te. È un furto. Non stai pagando le tasse per un servizio, stai pagando le tasse sulle cose che possiedi e ora ne hai di meno. Ci portano via la nostra proprietà davanti ai nostri occhi, proprio come Jefferson disse che avrebbero fatto. Cos'è quello? No, ci hanno trovati! Presto, la mia spada! Quale spada? Non abbiamo bisogno della vostra macchina bancaria, vi condanno a morte, diamine, morite! Italo, Mario Draghi a ore 9, fai qualcosa, colpiscilo! Il mondo intero è minacciato da una cospirazione monolitica e spietata, basata principalmente su meccanismi segreti per espandere la propria sfera di influenza. Che succede? Dove sono? Credo che questo ti aiuti a comprendere, Italo. Anche se sei spaventato. Kennedy? Hartman, che cosa c'entra tutto questo con la mia casa e il mio cane? Dai, ne ho abbastanza! Voglio tornare a casa! Questo è l'ultimo presidente ad aver contrastato le banche. Devi saperlo. Il 4 giugno 1963, il presidente Kennedy firmò l'ordine esecutivo 11110. Quest'ordine esecutivo diede al Ministero del Tesoro degli Stati Uniti il potere di emettere denaro reale senza l'ausilio di una banca privata. Avrebbe funzionato. Il piano di Kennedy per smantellare il meccanismo del debito bancario era iniziato. Ma 6 mesi dopo, John Kennedy andò a Dallas e non fece più ritorno. Impossibile! Non possono aver fatto questo! Il nuovo presidente, Lyndon Johnson, eliminò l'ordine di Kennedy. E da allora nessun presidente si è più azzardato a sfidare i poteri segreti dietro le grandi banche private. Esse consolidano poteri sempre più grandi, stampano sempre più soldi, senza dover rendere conto a nessuno, decimando la ricchezza della nostra nazione per il beneficio di pochi. Perché? Perché fare ciò? Se colpiscono noi, colpiscono anche tutti i banchieri. No, Italo, loro sono protetti. Loro sono troppo potenti per fallire. Ma io no. Brutte sanguisughe!
Dannate sanguisughe.